Preparo un piatto casalingo presentato bene, che può diventare tranquillamente sia un antipasto ma anche un qualcosa da aperitivo. Sono delle polpette di melanzane. Prendo le melanzane, le buco con la forchetta, sempre con la buccia, le avvolgo nella stagnola e le cuocio a 200 gradi per 20-25 minuti circa. Nel frattempo preparo un qualcosa che gli dia un po' più di sapore. Della cipolla di Tropea pulita, tagliata a fettine e fatta stufare, quindi fiamma bassa, in padella antiaderente e un filo d'olio appena. Faccio rinvenire dei pomodori secchi nell'acqua calda, serviranno per fare una salsa d'accompagnamento. Nel frattempo le melanzane che si sono raffreddate le spunto e le vado a spolpare con un cucchiaio. Quando ho ottenuto soltanto la parte centrale, la trasferisco su un tagliere e la batto al coltello. Non lo fate al mixer, altrimenti diventa una crema tutta liscia e non avrà più quei pezzettini all'interno che rendono queste polpette un po' rustiche, ma sempre apprezzate. Aggiungo la cipolla ben caramellata, aggiungo un pochino di formaggio grattugiato, le uova per tenere il composto insieme e sempre amalgamando il tutto vado a mettere un bel profumo, ovvero del basilico fresco tagliuzzo dal coltello. Ne basta poco perché poi un'altra salsa d'accompagnamento sarà a base di basilico. Quando il composto è pronto comincio a legarlo, cioè aggiungo del pan grattato, lo faccio in più fasi perché il pan grattato così sottile comincia a tirare il composto dopo 2-3 minuti, quindi attenzione a non farle troppo appiccicose. Nel frattempo scolo i pomodori secchi. Aggiungo un pochino di sale, un pochino di pepe e olio extravergine. Per rendere tutto cremoso, ricotta di pecora freschissima e questo frullato diventerà un pestino rosso molto molto simpatico da abbinare alla polpetta di melanzane. Quella a base di basilico, vi dicevo, è un semplicissimo pesto, quindi aglio pelato e pelato il germe interno, dei pinoli, basilico a volontà, grana o pecorino romano a seconda di vostro gusto e olio extravergine di quello buono. Frullate a scatti in modo che le lame del mixer non si scaldino e poi vadano ad ossidare il basilico e lasciate riposare. Il nostro composto di melanzane è pronto, faccio delle palline, le passo semplicemente nel pan grattato e quando uno stuzzicadenti immerso nell'olio di semi d'arachide farà subito le bollicine, vuol dire che è pronto ad accogliere le mie crocchette. Fritte per 2 minuti rimarranno croccantissime fuori, cremose dentro, basta semplicemente asciugarle su carta assorbente, salarle leggermente e sono perfette per essere servite in abbinamento alle mie due salsine, basilico e pomodori secchi. Si sa, la melanzana sta bene con entrambi.